Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focus e Tutorials. In questa serie di video vi farò vedere come potete cambiare l'olio di differenziale anteriore, posteriore del cambio e faremo anche la sostituzione dell'olio dei freni. Se avete domande o commenti scrivete pure che ci riesco e vi accontento volentieri. Se i video vi sono piaciuti mettete un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale. Visitate anche la mia pagina Instagram e il blog www.focusetutorials.com e vi lascio il video. Prima di tutto dobbiamo mollare il coperchio del differenziale. Mollo con l'avvitatore i bulloni che riesco a prendere, gli altri con la chiave. Alla fine riesco a farli tutti secondo me. Tutti tranne uno. E adesso scogliamo il coperchio. Ecco fatto. Questo è l'olio vecchio. Adesso facciamo scolare tutto l'olio. E mentre scola noi andremo a pulire la culatta per tirare via tutta la vecchia pasta. Togliamo prima di tutto il tappo di gomma. Senza rovinarlo e poi iniziamo a tirar via tutto l'olio e tutta la vecchia guarnizione. Io qua uso spray per pulire i freni che è un ottimo sgrassatore e via così finché non è tutto pulito. Adesso che abbiamo dato una piccola sgrassata proviamo a tirar via il grosso della vecchia guarnizione con una piccola spatola. Tolto il grosso con la spatola possiamo passare con la spazzolina. Occorre pulire bene perché altrimenti il nuovo mastice non si attaccherà. Mi raccomando, sgrassate bene e pulite con uno straccio pulito, altrimenti il mastice, vi ripeto, non attacca. E se non attacca, di conseguenza avrete l'olio per terra e non nel differenziale. Il coperchio pulito possiamo mettere sul mastice e mentre aspettiamo, diciamo, 20 minuti che sia pronto per essere applicato, andiamo a pulire l'altra faccia del differenziale. Ora possiamo passare alla pulizia dell'altra faccia del differenziale. Dobbiamo anche qua togliere tutti i residui della vecchia pasta e soprattutto l'unto. Ricordatevi anche di pulire tutti i bulloni prima di andare a montarli con tutta la guarnizione nuova. Come nell'altro coperchio, ora straccio pulito e tiriamo via gli ultimi residui di olio. Adesso si può mettere su il coperchio. Attenzione a non rovinare la guarnizione appena fatta. Here we go, here we go, here we go.
e appoggiare tutti i bulloni. Poi avvicinarli con l'avvitatore a croce, ma stringendo poco, perché dovremmo stringerli a Newton. Sul manuale della macchina c'è scritto di metterli a 41 Newton. Giro di controllo. Ora aspettiamo una ventina di minuti, poi possiamo iniettare dentro l'olio. Ora che si è asciugata la pasta che fa da guarnizione, possiamo andare a mettere l'olio nel differenziale posteriore. Qua siamo comodi perché ci arriviamo direttamente col boccettino. E anche qua ne mettiamo finché non esce dal foro di carico. Dovrebbero essere 2,5 litri. Vedo il livello proprio lì, quindi non sto neanche ad aprire l'altro boccettino, perché è qua. Adesso vi faccio vedere se riesco il livello dell'olio dentro al differenziale. Lo vedete? Ora possiamo mettere il tappo pulito prima e pulire da tutto l'olio in eccesso e dall'olio che è uscito. E intanto che ci siamo, diamo una pulita all'olio che è trasudato per vedere se abbiamo realmente delle perdite o solo una trasudazione. E se abbiamo una perdita, bisognerà cambiare il paraolio, e spero non sia così. Saremo monitorato.